Sono sì, peggio, dice sono Romeo. Peggio, perché poi ma no, alla fine ma peggio dovevano, meglio, no, ma sono come gli altri. Scusate, però. Chi, però si tagliano lo stipendio, fanno il restitution day. Allora, chi professa questa idea di dovevano entrare in Parlamento, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Il problema è che sono diventati il tonno e quindi è peggio di quello per che dovevano fare le sardine. Ci sono dei casi. Per fortuna che sono rimaste le sardine. Cioè, sono detto? Per fortuna che sono rimaste le sardine, perché il tonno è andato via. Quelli fuori dal palazzo sicuro. Cioè, davvero, cioè, perché poi alla fine, quando fai il duro e puro, poi c'è sempre qualcuno che... È più duro e più puro di te. Questo che ti è quello, pura, è questo, si diceva. È questo qui il problema vero, cioè che loro avrebbero dovuto, poi si vedono questi casi, ma poi tra l'altro la Trenta era un ministro. Cioè un ministro... Sì, però la cosa che io voglio dire è che loro hanno fatto parecchie cose su questo fronte, sì, no? Perché hanno fatto il taglio dei parlamentari, il taglio dei vitalizi, sì, fanno restitution day. Allora, in un altro modo, però. Come tutte le cose, e lo dico sempre io, nella vita non bisogna mai fare i fenomeni. Cioè, è giusto porre il tema. Lo dovrebbe dire è giusto. Parlate per esperienza personale, credo, secondo me. Parlate per esperienza personale. Allora, il problema è questo. Matteo, intanto rispettiamo per cortesia chi comunque oggi ha un consenso del 34%. Ed è condannato il partito per aversi fregato 49 milioni di euro. Ecco, quindi rispettiamo chi... intendo dire chi presenta delle cose che poi se si vuole strafare. Salvini è andato al governo, ha fatto le cose, allora, scusate, ed è stato vorrei finire questo fa la morale sull'onestà del Movimento 5 Stelle, cioè io non faccio nessuna, devo andare in pubblicità, sono in ritardo, non faccio la morale nessuno, non vorrei essere rimanga con me, pubblicità, io voglio rimanga con me, vi ricordo il libro di Luigi Battista, libri a rogo, leggetelo, vale la pena, pubblicità, torniamo subito con voi, Romeo rimane con noi.